qual è il record? Dice il record, pensa a quello, 10 anni, 4 mesi, 2 settimane, 1 giorno, 3 ore, 1 minuto e 2 secondi, che record è? È il record dei 100 metri piano, 100 metri piano. Falli piano, cazzo me ne frega se li fai il più piano possibile. Dice, bravissima, è riuscita a fare il salto della... Sono 10 anni che t'alleni, se non salti 6 metri. Il vero eroe è quello che, vestito normalmente, con la sua valigetta, vede un campo d'atletica, vede l'asta, salta su, batte il record e va via. Quello è l'eroe, non uno che lo prova da 20 anni. Da 20 anni. Dice, ci ha creduto, ci crede. Quando dicono, ci ho messo tutto me stesso, sono la squadra, ci credo. Vieni, adesso vengo lì e ti faccio vedere chi ci crede. Vieni, è un eroe, cazzo, fa il suo mestiere, corre, fa quel lavoro lì. È come se uno chiama un taxi e dice, mi porta in via Bernardi 7, appena ti porta dice, grande, come ha fatto? Dice, vai, ha visto, fai quel lavoro lì. E lo fai a suon di miliardi. Il macellaio, chi è che dice, per favore 2 fettine di scanello? Meraviglioso, ha visto come lo tagliate, lei è un dio, fa il macellaio. Il pompiere dice, va a salvare una su un tetto, fa quello. L'ideale sarebbe, se il macellaio salvasse una sul tetto, e andasse dentro un taxi e dicesse, dove la porto? Quello è un eroe. Macellaio, pompiere, taxista. Allora ci capiamo. Senza, ma uno che fa lo sportivo e basta? Poi che cosa vogliamo vedere nell'altro? Quando è che cresciamo noi? Quando è che ingrandiamo? Noi abbiamo manie di grandezza, ma non abbiamo grandezza. Quando è che cominciamo a dire, e allora? A una persona che ha detto, io ho fatto, e allora? Io sono riuscito in 10 secondi, e allora, vabbè, adesso così, si chiama fare i 300 all'ora. Fare i 300 all'ora è, uno dice una cosa, allora, devi arrivare a 300, dice, fai 300 all'ora, cioè copri la distanza. Qual è il record? Il record. Mi piace, pensa, poi uno dice, e c'è Madre Teresa di Calcutta, esatto, quelli sono record, e poi c'è, ma allora, però, voglio dire, chi sono quelli lì che noi non possiamo essere?